Dottor Iacomino, Torino da tantissimi anni, qual è il suo ruolo all'interno del poliambulatorio medico-chirurgico Fare Salute? E come tutti gli otorini, insomma, ci occupiamo un po' della diagnostica e della parte clinica della parte, diciamo, dell'otorino-laringoiatria, nel senso che abbiamo tutto ciò che occorre per fare una diagnosi a livello di strumentazione, a livello di logistica, e devo dire che questo è uno dei pochi poliambulatori così attrezzati. Come possiamo vedere, per esempio, alle mie spalle c'è tutta una colonna video di ultima generazione, con la possibilità di salvare le immagini. Addirittura noi inviamo le immagini addirittura via mail, immagini e filmati delle nostre fibroscopie, e credo che alla base di una terapia chirurgica efficace c'è una buona diagnostica, e l'otorino è una di quelle discipline che non possono essere effettuate al top se non si dispone della giusta, delle giuste possibilità diagnostiche, della giusta tecnologia e della giusta logistica. Come otorino è possibile qui effettuare, diciamo, un po' tutto quello che riguarda la branca. Si spazia dalle sindromi vertiginose, si spazia dalla diagnostica appunto endoscopica, quindi nasoscopie, nasofibroscopie, otoscopie, laringoscopie, fino poi ad alcune piccole manovre chirurgiche da fare in chirurgia ambulatoriale, quindi in sedazione e anestesia locale, che possono essere effettuati nella saletta operatoria antistante all'ambulatorio all'interno dello stesso centro. Già ne abbiamo effettuate qualcuna, qualche procedura che può essere diciamo agevolmente effettuata, perché il centro è dotato di una saletta operatoria con antisala, la possibilità appunto di monitorare il paziente anche per qualche ora dopo l'intervento chirurgico, la possibilità di avere un anestesista a disposizione per eventuali sedazioni, insomma c'è veramente tutto ciò che serve per un primo inquadramento clinico-diagnostico e anche per qualche approccio terapeutico. Chirurgia maxillofacciale, un aspetto trattato da Fare Salute, ma in che maniera? Sembra sempre, dice, sempre lo stesso dottor Iacomino che si occupa di tutto. In realtà ho due specializzazioni, cerchiamo di farle, di utilizzarle entrambe, ma anche di farle agire in modo sinergico, perché le due specializzazioni si integrano l'una con l'altra. Spesso il paziente ha patologie che riguardano la chirurgia maxillofacciale, ma che presentano dei sintomi classicamente di tipo otorinolaringoiatrico. Facciamo un esempio: il mal d'orecchio, definito, diciamo, otalgia. Spesso le otalgie sono riflesse da un problema articolare, l'articolazione temporomandibolare, che è un problema del chirurgo maxillofacciale. Oppure ancora ci sono dei colleghi odontoiatri che inviano i pazienti per una valutazione a 360 gradi prechirurgica, che comprende sia una valutazione otorino-laringoiatrica sia una valutazione maxillofacciale. Allora in questo centro è possibile avere un quadro completo di entrambe le discipline senza dover ricorrere per ogni cosa allo specialista. È ovvio che la chirurgia maxillofacciale non ha una branca clinica, diagnostica, come nel caso dell'otorinolaringoiatria, è soprattutto e prevalentemente una branca chirurgica, per cui qui ci limitiamo a fare delle diagnosi che verranno poi trattate chirurgicamente nelle sedi opportune.